Salve a tutti, siamo qui con il sindaco Clemente Primiano, sindaco della città di Casamarciano, e siamo qui per presentare la 12ª edizione del Festival Nazionale del Teatro Città di Casamarciano. Sindaco, il festival torna qui dopo l'anno di stop della pandemia, un festival ricco di teatro, di musica, di letteratura. Un festival che torna dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, senza una programmazione in bilancio, è stata una vera e propria sfida. Noi ci siamo insediati il 29 di giugno e in solo pochissimo tempo abbiamo portato però a compimento quel cartellone che noi volevamo. Operiamo dal punto di vista della continuità, dal punto di vista culturale, anche se abbiamo stravolto l'idea di festival, abbiamo fatto un festival che arriva alla 12ª edizione ma che è come se fosse l'anno zero, cambia l'approccio, cambia la location che prima era protagonista, invece adesso noi vogliamo che il teatro sia protagonista, che la cultura sia l'essenza di questo Festival Nazionale del Teatro. Abbiamo fatto un Festival Nazionale del Teatro veramente in poco tempo grazie ai tanti imprenditori privati che ci hanno aiutato a far sì che tutto questo sia possibile. Questo significa che quando si vuole il pubblico e il privato riescono in sinergia a portare dei grandi risultati. Abbiamo portato avanti il cartellone che noi sognavamo, lo abbiamo fatto mano a mano, tassello dopo tassello. Io ho collaborato al Festival Nazionale del Teatro in varie vesti. Quest'anno è il mio primo festival da sindaco, sono veramente emozionato di poter dire che siamo riusciti a portare avanti con tutta la mia squadra veramente una grande sfida. Sindaco, per la prima volta il festival è a ingresso gratuito. Vogliamo sottolineare questa, insomma, novità, questa grande novità, quindi aperta a tutta la cittadinanza. Anche come si evince dal titolo, abbiamo scelto scenari di convivialità, significa che vogliamo ritornare ad essere comunità, vogliamo che si approcci in modo diverso il vivere la propria città, quindi abbiamo scelto che l'ingresso debba essere gratuito, quindi questa è l'altra grande novità rispetto alla location, perché tutta la comunità deve partecipare a questo processo culturale che parte al Festival Nazionale del Teatro, ma che è solo un tassello di questa evoluzione culturale. Il festival deve essere un momento di promozione del nostro territorio, ma è evidente che vanno portati avanti episodi di cultura durante tutto l'anno che portino finalmente Casamarciano ad avere un intonto, perché no, anche economico, oltre che culturale, e soprattutto che la città possa veramente dire di essere una città che può vivere di cultura. Siamo qui con l'assessore alla cultura della città di Casamarciano, Carmela Meo, alla quale chiedo: il teatro è nel DNA della città di Casamarciano. Teatro e cultura, quanto è importante la cultura per questa città? Innanzitutto buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui e assolutamente emozionata perché è il nostro primo evento, ci siamo insediati da 2 mesi, quindi per noi è fondamentale la ben riuscita di questo evento. Ci teniamo perché la cultura per noi è al centro, lo sviluppo del nostro territorio passa attraverso la cultura, crediamo che sia fondamentale però concentrarci su un qualcosa che sia accessibile a tutti. Quindi cultura come possibilità per le persone di conoscere, di aprirsi, come convivialità. Tanto è vero che il nostro spettacolo, questa edizione, si chiama Scenari di convivialità. Crediamo infatti che la cultura debba essere concepita in questo modo, non debba essere chiusa come diciamo solitamente si è fatto. Quindi Casamarciano non è un salotto buono, è una culla, la culla della cultura, e faremo in modo che cresca. Salve a tutti, siamo qui con Maria Gaia Manzi, assessore agli eventi della città di Casamarciano, alla quale chiediamo, insomma, che cosa, diciamo, vedranno i cittadini di Casamarciano, quindi qual è il cartellone del Festival Nazionale del Teatro 12ª edizione? Buonasera a tutti, sono molto emozionata, questo è il nostro primo evento, ci siamo insediati da poco, ma abbiamo sempre avuto a cuore quello che doveva essere la rinascita di Scenari di Casamarciano e quindi del Festival Nazionale. Quest'anno abbiamo deciso di portare avanti un evento che fosse disponibile a tutti, quindi gratuitamente abbiamo deciso di proporre diverse serate che fossero non solo incentrate su quello che è il teatro, ma anche sulla musica, così come sull'avvicinare i giovani alla cultura stessa. Infatti ci sarà un
evento per i bambini e anche a livello letterario, con un evento che andrà a sponsorizzare un libro. Siamo convinti che questo è una cosa fondamentale, cioè avvicinare tutti a quello che è la cultura, quindi attraverso eventi gratuiti, patrocinati direttamente da quelli che sono stati i nostri sponsor, che ringrazio, e vi invito tutti quindi a questo evento che speriamo vada bene. Grazie mille. Siamo qui con Angela Bertamino, attrice che presenterà alcune delle serate del Festival Nazionale del Teatro di Casamarciano, alla quale chiediamo subito, immediatamente, ma sei alla tua prima esperienza di conduzione? No, fortunatamente ho avuto già modo di condurre diversi eventi e devo dire che è una cosa che mi piace molto. E uno di quelli che ricordo con maggiore cuore, diciamo, è il Festival del Cinema di Salerno. Lì è stata veramente una bella esperienza, era una conduzione a tutto tondo, 3 ore di palco, insomma. È stato bello interfacciarsi con tanti artisti di calibro anche nazionale, internazionale, quindi è stata veramente una bella esperienza. È bello condurre degli eventi live, consente veramente di affrontare il pubblico in un modo diverso rispetto a quello teatrale. Siamo qui con la signora Maria Grazia Galeota Fiore, che è il main sponsor della 12ª edizione del Festival Nazionale del Teatro di Casamarciano. Come ci si sente ad aver contribuito, insomma, alla realizzazione di questo festival importantissimo per la città, che torna finalmente, insomma, dopo l'anno di stop dovuto alla pandemia? Buonasera intanto, grazie di avermi invitato. Sì, anche quest'anno contribuiamo alla realizzazione di questa manifestazione così importante, perché per noi promuovere la cultura è importante, perché le nostre attività commerciali insieme alla cultura sono un binomio perfetto. Siamo qui con il consigliere comunale Pietro Muto, sempre della città di Casamarciano, al quale, insomma, chiediamo fondamentalmente questo cartellone, 12ª edizione Festival Nazionale del Teatro, insomma, unisce i grandi protagonisti ma anche la grande tradizione, insomma, teatrale che fa parte del DNA della città di Casamarciano. Buonasera a tutti, sono veramente emozionatissimo, abbiamo fatto veramente un grandissimo lavoro quest'anno così in poco tempo, però abbiamo abbinato qualcosa di nuovo al nostro festival. Prima di tutto io lo definisco il festival della ripartenza, perché noi ripartiamo, quindi per Casamarciano sarà sicuramente una grande festa. E abbiamo abbinato quindi la tradizione con delle compagnie teatrali del nostro territorio, quindi del territorio nolano, la compagnia Irea, che è una compagnia teatrale di Casamarciano. Quindi questa è la novità, la vera novità del Festival di Casamarciano di quest'anno, e soprattutto abbiamo dato l'opportunità a tante persone, sia residenti a Casamarciano e non, di poter partecipare al nostro festa e vivere questa esperienza insieme a noi. Quindi buon festival a tutti quanti. Mm-hmm.